Buongiorno cari amici, oggi sono a Sava da mia zia e visto e considerato che da tempo vi volevo vedere un nuovo portinnesto, oggi ve lo presento. Questo è il Tabacco Glauco oppure viene chiamata nicotiana. Questa è una pianta che viene dal Sud America, viene con il trasporto delle piante, cose, semi, è arrivata pure in Italia. Come vedete è una pianta che si fa molto grande, si fa ha dei bellissimi fiori e sicuramente qualcuno di voi pure ce l'avrà in giardino. Questa è una pianta che sopporta il gelo, sopporta, non è come il Solanum chrysotricum o il Solanum torvum, che quelli d'inverno con il gelo secca. Invece questa qua mantiene sempre il freddo, oppure con la neve riesce a mantenere. Questa fa dei piccoli fiori, e poi questi qua si riempiono di semi e ne fa migliaia. Questa io la sto riproducendo tramite talea. In poche parole, vai a prendere un piccolo ramo, lo spezzi così e lo vai a infilare dentro la terra. Normalmente che dopo una ventina di giorni, trentina di giorni, naturalmente sempre d'estate, non si può fare d'inverno perché fa freddo, la pianta o qualsiasi pianta ha bisogno di caldo e niente, ricomincia a vegetare. E niente, cari amici, su questa pianta qua oggi innesteremo due piante di melanzane, di quelle striate, due piante di quelle melanzane un po' lunghe, e due o tre piante di pomodoro. Adesso vi faccio vedere un pochino, la vado a podare e poi la vado a innestare. Il bello di queste piante è che tu magari il terreno non lo devi coltivare per piantare le melanzane o non lo devi coltivare per piantare i pomodori. Questo rimane sempre qua. Quando arriva il periodo per innestare, tu vai, lo innesti e dopo 2 mesi, 3 mesi incominci a raccogliere già i frutti. Avvicinati un po', Angeli. Allora, queste sono le melanzane di quelle striate. Come vedete, queste sono state già tagliate la testa. Questi ho fatto già il primo innesto, ho fatto e poi sono ricacciate e li sto riutilizzando. Naturalmente, adesso non servono più, non servono perché li devo innestare. L'apparato radicale va buttato. Guardate un pochino. Ecco qua. Lo andiamo a tagliare solamente da un lato. Vieni, Angioli, vieni. Allora, faremo un taglio a T e poi andremo a infilare dentro, così. Ecco qua, ed è fatto. Naturalmente, sempre con il mio piccolo nastro, questo viene fatto dal rotolo della pellicola che si trova in cucina, dove le nostre mogli lo usano. Questo è stato tagliato a pezzi e lo andiamo a girare intorno all'innesto.
ecco qua, sopra andremo a innestare le melanzane e sotto qua andremo a innestare il pomodoro. Questo è il cuore di bue, queste pure sono state piante già usate nel mio giardino, adesso sono ricacciate e li vado a innestare. Utilizzerò ancora sempre queste piante. Adesso ci vado a mettere una di queste, anzi questa la vado a mettere sul tronco più grosso. Adesso ci mettiamo una melanzana di quelle a lampadina, di quelle viola scuro. Togliamo tutte queste foglie belle lunghe. Sempre il solito procedimento, lo tagliamo solamente da un lato e lo andiamo a infilare dentro. Una volta finito di innestare, queste gemme vanno ricoperte con un foglio di giornale per una decina di giorni. Dopo i 10 giorni le piante si sono riprese e già si incomincia a vedere al 20° giorno la nuova vegetazione che sta crescendo, in poche parole, la pianta. Adesso vi faccio vedere questo qua che è un po' più grosso. Ecco qua, e lo andremo a mettere qua. Adesso prendo il coltello un po' più grosso. Guardate la corteccia come viene via da sola, cioè vuol dire che il tronco è in succhio. Ok cari amici, adesso io continuo finché non finisco di innestare tutte queste piante e poi vi faccio vedere i risultati che sono attecchiti però nel mio giardino, dove le ho innestate un mese fa e sono già belle grandi le piante. Adesso sono a casa nel mio giardino e vi faccio vedere gli innesti di un mese fa. Guardate un pochino, stanno facendo già i fiori, stanno facendo, e vi voglio far vedere invece le mie talee. Queste hanno circa un mese, questa è una piantina nata da seme. Vedete, le foglie sono belle più larghe, invece queste da talea sono un po' più piccole. Questa pure è una pianta da seme e cresce molto in fretta una volta che si è radicata, e queste sono le talee invece, quelle dell'anno scorso. Ho voluto piantare delle piante qui vicino giusto per tenerle in casa. Purtroppo i miei terreni si trovano a una distanza di circa 500-600 metri, e allora se devi avere una melanzana è meglio averla in casa. Purtroppo
ma qua quando vuoi una melanzana fresca te la viene a raccogliere e la cucini subito, per questo io le ho piantate. E qui ci ho piantato invece un'altra pianta, questa l'ho intestata al pomodoro, questo è un datterino giallo, e qui c'è innestata pure una piccola melanzana, c'è innestata. E qui invece ho piantato un'altra pianta, così magari vi faccio una piccola coltivazione di questi tipi di piante qua, che sono sicuramente migliori del Solanum torpum. Ok cari amici, vi ho fatto vedere il nuovo innesto, la pianta della nicotiana o del tabacco glauco. Questo spero che sia il nuovo innesto per il nostro futuro. Ok cari amici, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e arrivederci alla prossima.